un webinar che abbiamo intitolato L'Europa a un bivio, neutralità climatica o grandi opere, la strada per fermare il TAV e gli altri megaprogetti infrastrutturali che distruggono l'ambiente. Ci tenevo molto a organizzare questo confronto questa mattina. Abbiamo con noi, vi presento subito gli ospiti di questo confronto, il professor Angelo Tartaglia, professore emerito del Politecnico di Torino e tra i tecnici consulenti dell'Unione Montana dei Comuni della Bassa Valle Susa e della città di Torino. E con noi c'è anche Violetta Guerra, attivista dei Fridays for Future, e insieme a me il mio collega Mario Furore, europarlamentare del Movimento 5 Stelle. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Bene, allora, il tema di questo webinar e il motivo principale è che questo è un momento storico molto particolare, è un momento storico dove l'Europa si trova di fatto di fronte a delle scelte importanti, si trova davanti a un vero e proprio bivio. Ed è un momento importante perché oggi si stanno prendendo delle decisioni sul futuro. E queste decisioni ovviamente noi ci auguriamo e ci auspichiamo che verranno prese con la consapevolezza di ciò che sta accadendo intorno a noi e di quale debba essere l'ambizione e il coraggio per definire le nuove regole e i nuovi obiettivi climatici che l'Unione Europea si sta dando. E perché appunto questo webinar? Perché in questo momento al Parlamento europeo si sta discutendo della legge sul clima, che è un regolamento proposto dalla Commissione europea molto importante ed è un nuovo regolamento che va a fissare gli obiettivi di riduzione delle emissioni al 2050, dove l'Europa intende diventare il primo continente a emissioni nette zero, ovvero il primo continente neutrale sotto il profilo climatico. Che cosa significa? Significa che quelle che saranno le emissioni che vengono immesse in atmosfera devono essere bilanciate dagli assorbimenti e questo conteggio deve essere zero. E quindi significa arrivare ad una situazione in cui il bilancio è appunto un bilancio a zero e pertanto non contribuiamo e non contribuiremo più al riscaldamento globale, che è il grande problema, il grande tema che dobbiamo affrontare, la grande crisi, perché dobbiamo anche chiamare le cose con il termine corretto. Siamo di fronte non tanto a un cambiamento climatico, il clima sì, sta cambiando, ma oggi siamo di fronte ad una vera e propria crisi climatica e di biodiversità, perché i danni che stiamo facendo al pianeta, alla natura e in definitiva alla sopravvivenza dell'uomo e delle generazioni future è enorme. Ed è quindi oggi il momento di prendere scelte importanti e questa legge sul clima, ed è il motivo appunto per cui mi fa piacere oggi poterne parlare con gli ospiti che vi ho presentato. Ad una fase importante perché il Parlamento europeo sta lavorando su questa proposta della Commissione europea per cercare appunto di, speriamo, migliorarla. Abbiamo una scadenza importante perché la prossima settimana, il 3 giugno, ci sarà la scadenza per presentare appunto gli emendamenti a questa legge sul clima. Quindi, come vi stavo dicendo, faccio una brevissima introduzione su questo per poi lasciare la parola al professor Tartaglia, a Violetta e ai commenti nostri, appunto miei e di Mario. L'Europa, vi dicevo, si deve un po' decidere. Deve decidere se mantenere le sue promesse, mantenere i suoi impegni e le sue ambizioni, oppure, insomma, svelare di fronte al mondo che la sua azione è un'azione di fatto incoerente. Se verrà continuato quello che possiamo chiamare il business as usual, quindi le azioni così come le conosciamo oggi, quindi una tendenza a portare avanti anche progetti infrastrutturali che sono impattanti, tra cui appunto noi annoveriamo ovviamente il TAV Torino-Lione. È quindi fondamentale che questa Climate Law, quindi questa legge sul clima, sia quantomeno
coraggiosa, sia ambiziosa. Faccio una brevissima introduzione per farvi capire quanto è importante questo nuovo regolamento. Voi sapete, sappiamo tutti, sapete bene che l'Europa lavora per obiettivi, ci si era dati l'obiettivo al 2020 per una riduzione del 20% di emissioni climalteranti, per una produzione di energia rinnovabile del 20% e per un'efficienza energetica del 20%. Tutti obiettivi che più o meno l'Europa ha raggiunto. Siamo un po' indietro su quello dell'efficienza energetica, quindi c'è moltissimo da fare e poi magari un passaggio su questo lo facciamo in conclusione. Oggi l'Europa sta definendo, o meglio, ha già definito quello che sarà l'obiettivo al 2030 e quindi quanto ridurre le emissioni al 2030, ma l'obiettivo che si è dato negli anni passati, nel 2018, è assolutamente un obiettivo inadeguato, perché l'Europa aveva deciso di ridurre le sue emissioni del 40%. E con la nuova Commissione europea, fortunatamente, si è deciso di rimettere in discussione questa tappa al 2030 per cercare di aumentarla. E oggi quindi il dibattito è focalizzato sia sulla data del 2030, sia sulla data del 2050, perché appunto, come vi dicevo, l'Europa lavora per obiettivi. Al 2050, come vi dicevo all'inizio, l'Europa vuole diventare un continente neutrale sotto il profilo delle emissioni. Bene, e questo è sicuramente un obiettivo importante, anche se mi sento già di anticipare e di dire che è possibile arrivare alla neutralità climatica anche prima. È stato pubblicato recentemente uno studio fatto da Solar Power Europe, che dice che raggiungere la neutralità climatica al 2040 è possibile, ed è possibile se noi investiamo fortemente su un sistema efficiente nell'uso dell'energia e quindi riduciamo fortissimamente l'energia di cui abbiamo bisogno, perché questa è la vera chiave, il vero principio da applicare ovunque: energy efficiency, quindi efficienza energetica per, come prima battaglia, riuscire a ridurre i nostri consumi di energia, quindi la nostra domanda di energia, per poi coprire la parte residuale con fonti di energia rinnovabile. E questo è già possibile, è possibile se appunto facciamo queste due cose, efficienza energetica e impegno sulle energie rinnovabili, e attraverso anche un altro passaggio cruciale, ovvero la democratizzazione del sistema energetico che conosciamo oggi, quindi la trasformazione del sistema energetico dai grandi produttori e distributori di energia verso un modello distribuito, decentralizzato, dove i singoli possono diventare produttori e consumatori di energia. Questo è il modello che noi reputiamo vincente e che ci potrebbe portare ad essere un continente neutrale sotto profilo appunto delle emissioni climalteranti già prima del 2050, già nel 2040. Detto questo, però, oggi il grande dibattito è sulla tappa intermedia. La tappa intermedia del 2030, nella quale appunto ad oggi per legge abbiamo un obiettivo di riduzione del 40%, che non è in alcun modo sufficiente a garantire che rispetteremo gli accordi di Parigi e quindi eviteremo l'aumento della temperatura del pianeta. Ed è il motivo per cui appunto si sta discutendo di un aumento di questo obiettivo al 2030. La Commissione europea ha iniziato a proporre una riduzione più coraggiosa e parla di 50-55%, ma attenzione, l'IPCC, e quindi quella che è l'autorità internazionale più autorevole sul clima, ci dice che dobbiamo fare di più, che è necessario un taglio delle emissioni di almeno del 7,5% annuo per arrivare a una neutralità climatica al 2050. Quindi è necessario fare molto di più, e questo si traduce in una riduzione maggiore. Quindi al 2030 la scienza ci dice che dobbiamo tagliare le emissioni almeno del 65%. E la cosa che mi fa piacere dire oggi è che come Parlamento europeo, in fase di discussione su questa climate law, quindi sul nuovo regolamento, sulla legge sul clima, la relatrice titolare del file ha proposto questo taglio più ambizioso,
Ed è assolutamente da sostenere. Noi, infatti, come Movimento 5 Stelle sosterremo questa proposta e cercheremo di aiutarla e di far sì che durante il negoziato il Parlamento europeo possa davvero dare quel contributo per migliorare questa nuova legislazione, perché è veramente oggi fondamentale riuscire ad adottare velocemente una legislazione che sia davvero ambiziosa. Questo lo stiamo facendo e questo ci tengo anche a dirlo, perché lo spirito di collaborazione che si crea molto spesso al Parlamento europeo anche con altre forze politiche, con altri provenienti da altri paesi membri dell'Unione europea, rende chiaro come il Parlamento sia veramente quel luogo che rappresenta tutti i 500 milioni di cittadini europei e porta l'interesse dei cittadini e l'interesse pubblico come faro della sua azione. Io mi auguro sia anche in questo caso ciò che accadrà, ed è il motivo per cui su questo importante file noi stiamo lavorando anche in collaborazione con altre forze politiche, in particolare con il gruppo dei Verdi, con il gruppo del GUE, e peraltro a questo webinar avrebbero dovuto partecipare anche loro, proprio perché la battaglia contro le grandi opere è una battaglia condivisa da tempo, anche nella scorsa legislatura, con molti esponenti degli altri gruppi politici. Oggi purtroppo per mille ragioni non è stato possibile, quindi abbiamo comunque voluto però fare questo approfondimento perché secondo me era dovuto e necessario per spiegare le ragioni solide e gli argomenti più che importanti per appunto dire no alle grandi infrastrutture, alle grandi opere, perché non soltanto fanno un danno, sono un danno economico, sono opere imposte, ma sono anche opere che fanno un grandissimo danno all'ambiente e al clima. Sono, è questo, ed è qui che mi collego poi al tema principale di oggi, ed è questo che deve emergere anche nelle nuove regole europee. La legge sul clima deve dire chiaramente che grandi opere infrastrutturali come quelle portate avanti nel secolo scorso e negli anni precedenti non sono la strada per il futuro, non sono opere che sono coerenti con gli impegni per il clima e per l'ambiente, che quindi devono essere abbandonati. E di questo appunto ora parleremo, ed è il motivo per cui appunto abbiamo organizzato questo webinar con questo focus particolare, e passo quindi la parola al professor Tartaglia, che ci spiegherà nel dettaglio quali sono le ragioni per cui è oggi fondamentale opporsi a questi mostri infrastrutturali che non portano a niente se non un grande danno al clima e all'ambiente. Le passo la parola.